Validama, l'autonoleggio a partire da 5,90€ al giorno senza carta di credito. Info sedi alidama.it. Buongiorno, ancora siamo alle pillole del mercoledì e con il solito amico, collega Luca Bassotti. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Ormai è rimasto solo insomma di pernottare anche nei nostri studi, perché comunque lo disturbiamo volentieri. Luca, giustamente è iniziato questo campionato di serie di Girone F con tante sorprese e la Samp pare che sia in via di costruzione, con tutti quelli che sono i pro e i contro che la federazione ha dato come disponibilità, cioè questa tempistica. Quindi poi c'era questa cosa che è uscita il 29 di settembre, il eventuale recupero a Trastevere, pare che la società lo abbia chiesto di allungarlo, quindi tante cose in essere. Cioè comunque la Samp pare che stia in via di costruzione. Sì, sì, è in via di costruzione, però ad oggi non c'è neanche un calciatore tesserato di fatto. Vediamo nelle prossime ore quello che accadrà, dovrà accadere per forza qualcosa, altrimenti se no... Tutto lo sforzo che è stato fatto per poter essere ammessi in Serie D sarebbe vano, no? Speriamo che venga fatta una squadra competitiva, anche se poi ovviamente abbiamo un po' tutte delle giuste riserve, no? In questo momento qui troviamo giocatori svincolati che magari non hanno una decente preparazione fisica o l'hanno fatta ma non in maniera ottimale. Oppure troviamo gente che viene da gravi infortuni, giovani di serie, gli under che magari sono quelli che vengono scartati dalle società professionistiche. Dire, come dice il presidente Renzi, che vuole vincere il campionato è una frase da presuntuosi, questo bisogna dirlo, sottolinearlo. Perché dire una cosa del genere è fuori da qualsiasi tipo di discorso, insomma, può essere catalogato tra i sogni, ecco. Anche perché giustamente prima di dirlo bisogna dire sul campo quello che sarà, ma noi ce l'auguriamo. Senti, mettiamo un attimino da parte la Samp, giustamente dicevi tu, tante le voci, ma per il momento insomma ancora nulla di concreto e i tempi si allungano, siamo arrivati al 22 settembre. Ti chiedo questa prima giornata dove abbiamo visto in evidenza le marchigiane, in particolar modo il Tolentino, il Porto d'Ascoli, questo debutto vittorioso a Riviera, il Castelfidardo. Quindi diciamo che questo girone F è sempre uno dei più competitivi tra Marche, Abruzzo, Lazio. Però io ho visto per qualità tecniche soprattutto le abruzzesi, che sono quelle che secondo me hanno un qualcosa in più, almeno da quello che si è visto nella prima giornata e onestamente vedendo alcune immagini. Certo, non puoi avere magari una visuale ottimale di quello che può essere il panorama di questo girone, però mi è sembrato un girone molto equilibrato con alcune squadre che secondo me hanno anche delle buone qualità tecniche nelle proprie formazioni. Ci sono anche delle squadre che hanno confermato lo zoccolo duro della passata stagione e vi hanno immesso due o tre pezzi che possono impreziosire quell'organico che magari aveva fatto bene l'anno scorso. Ecco perché dico, per la Sammettese è una missione impossibile quella di vincere il campionato, ci si prova, ma onestamente vedo che ci sono squadre molto attrezzate. Parlo soprattutto del Pineto, anche se domenica poi ha perso nello scontro nel derby abruzzese col Castelnuovo Mano. La stessa squadra di Di Fabio è forte la Vastese. Nelle Marche hai detto bene tu, Tolentino
Castelfidardo hanno fatto degli exploit fuori casa, però è anche vero che magari sotto l'aspetto tecnico sono due squadre che potrebbero avere un qualcosa in meno. Nella nostra regione credo che il Fano sia la squadra più forte, soprattutto sì, perché ha un reparto offensivo di tutto rispetto, con Casolla, con Esposito, con Broso, insomma sono giocatori di qualità, alcuni hanno giocato anche in Serie C, per cui diciamo che questo è un campionato molto equilibrato. Mi ha fatto una bella impressione il Porto d'Ascoli, ha fatto un bel esordio, non era facile, però vedo che c'è già una buona amalgama di gruppo, ho visto anche delle buone trame di gioco, quindi questo significa che comunque la squadra si è preparata bene e non ha pagato lo scotto, insomma, di un nuovo campionato. Torno sulla Samba, anche perché ti dicevo in apertura che la federazione ha messo come prima giornata, mercoledì 29 settembre, il recupero di Trastevere. Però pare che la Samba invece voglia chiedere qualche... Al momento che sai, è confermato il 29 o bisogna aspettare l'eventuale rinvio ad ottobre? È confermato il 29. E secondo me è anche normale che sia così. D'altronde Carpi, l'Athletic Carpi, il Novara, la Casertana hanno agevolato hanno avuto il tempo di una settimana sia per fare mercato e sono entrate, diciamo, in campo già per l'inizio di campionato. La Sammettese magari ha avuto le decisioni che aspettava una settimana dopo rispetto a queste, quindi ci siamo. Con i tempi si devono dare una sbrigata sia il direttore sportivo Sabatini che il direttore generale in pectore, diciamo, perché poi qui la comunicazione della Sammettese è alquanto latitante sotto certi aspetti, ma non parlo della figura di Matteo Bianchini che sicuramente mette grande volontà in quello che fa, ma purtroppo magari nelle disposizioni che vengono date dalla società. Quindi diciamo che sotto certi aspetti bisogna darsi da fare. Io credo che nelle prossime ore avremo diversi annunci e vedremo quello che sarà questa squadra, come nascerà e come verrà plasmata da Donati. Ecco, l'ultima domanda te la faccio in virtù del tecnico che è tornato, disponibilissimo Massimo Donati, oltre ad aver collaborato con Dazon, si è rimesso in discussione perché era una cosa che era, diciamo, promessa, sotto contratto. Però diciamo, avendo una struttura anche organica come giocatori, torneranno al Samba Village di Monzampolo oppure si alleneranno a Riviera? Tu che sai? Ma intanto sono due strutture che stanno non benissimo. Riviera delle Palme l'abbiamo visto domenica nella partita del Porto d'Ascoli, sta soffrendo tantissimo. Speriamo che la risemina che era stata effettuata dal comune possa avere i suoi frutti nelle prossime settimane. Nelle condizioni come era domenica è veramente brutta. Anche la situazione del Samba Village non è ottimale, anche se comunque il comune di Monzampolo aveva comunque iniziato dei lavori anche lì, però non stava benissimo neanche quel terreno di gioco, per cui vedremo, è tutto un punto interrogativo la Sammettese. Anche il fatto di dire di voler vincere il campionato mi sembra un po', a parte il fatto di essere presuntuoso come è il presidente Renzi, ma bisogna anche, secondo me, calcolare anche determinate situazioni del tipo, insomma, l'allenatore alle prime armi come Donati, che ha sicuramente delle capacità ma è alle prime armi, è un direttore sportivo che non è uscito mai dal suo habitat, che era quello di Ravenna, tra l'altro vattato perché era nella sua città, venire a San Benedetto così catapultato in una situazione così difficile e delicata, sono tutti punti interrogativi che uno si pone. In un ambiente del genere, con questo desiderio di voler vincere a tutti i costi il campionato, secondo me una delle due figure occorreva un personaggio di esperienza, però vediamo quello che sapranno fare, speriamo che ci smentiscano. L'ultima domanda, bisogna essere ottimisti o pessimisti a oggi 22 settembre? No, guarda, io tutta questa situazione non sono né pessimista né ottimista, sono realista,
perché con queste persone che, con cui ha a che fare la Sanmettese, bisogna seguirli passo passo, giorno dopo giorno, perché sono capaci di tutto, per cui bisogna essere realisti e cercare di valutare tutto quello che fanno ogni giorno che passa. Luca, ti ringrazio come sempre, sperando sempre, sono già diversi mercoledì che ci auguriamo. Vabbè, rimaniamo con la speranza. E non utilizziamo il termine che viene detto, insomma. Ti ringrazio Luca, alla prossima, e sperando insomma di dare delle notizie, anche perché settimana prossima stiamo già al 29, sarebbe proprio la data della prima trasferta a Trastevere. Grazie, sì, grazie a voi, buona giornata.